Buonasera, ore 21 dallo studio centrale di TV6, benvenuti a Replay. La Serie B ha osservato la sosta di campionato per gli impegni delle varie nazionali. Si ricomincia domenica prossima in casa alle ore 15 contro l'Ascoli, quindi i riflettori si riaccendono all'Adriatico Cornacchia per questo derby sempre molto sentito qui a Pescara. Ci sarà ovviamente un'affluenza numerosa di tifosi bianconeri, tra poco vi daremo tutti i dettagli. Il Pescara tornerà ad allenarsi da domani, in settimana torneranno anche i vari giocatori impiegati in nazionale. Ieri c'è stato il recupero tra Spezia e Benevento con la vittoria dello Spezia per 3-1, tra poco vedremo la classifica aggiornata e questa sera nel nostro studio faremo un'analisi delle 12 partite di campionato e soprattutto delle singole prestazioni dei 22 giocatori finora impiegati da Pillon. Vado a salutare gli ospiti in studio. Iniziamo dall'imprenditore Antonio D'Angelo, uno degli sponsor della Delfino Pescara. Buonasera e grazie per aver accettato Buonasera, buonasera a il voi. nostro invito. Il nostro compagno di viaggio Antonio De Leonardis. Buonasera Ciao, Totò, buonasera. un po' raffreddato però sempre presente. Sempre Torna nel nostro studio e mi fa molto piacere una bandiera del calcio pescarese, attualmente allenatore, Gianluca Colonnello. Buonasera Gianluca, Buonasera, ben buonasera. rivisto. Un ben ritrovato anche a Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. Buonasera a te. Al suo fianco il collega Paolo Sibaldi. Buonasera Paolo. Buonasera L'altro Enrico. compagno di viaggio, Francesco Di Francesco. Salve a Buonasera tutti, Francesco. Vado a buonasera. salutare in regia come sempre Andrea Costantini. Buonasera Andrea, che posticipi ci sono questa sera, se ci sono? Beh, Enrico, intanto buonasera a tutti i nostri ospiti e tutti gli amici da casa. Una giornata senza la Serie A e la Serie B, ovviamente ferme per la sosta dovuta agli impegni delle nazionali. A proposito delle nazionali, il tecnico biancazzurro Pillon in settimana riavrà i giocatori impegnati, in particolare domani sera finiranno i loro impegni con la nazionale, sia Memushai e Castrati che sono con la nazionale albanese, la nazionale maggiore. L'Albania giocherà una amichevole dopo aver terminato gli impegni di Nations League, amichevole ad Elbasan contro il Galles alle ore 20. Impegno anche per i convocati con l'Under 20, ovvero Melegoni e Antonucci. Giocheranno in Olanda contro i pari età appunto olandesi, sempre domani nel tardo pomeriggio. Dopodiché torneranno a disposizione di Pillon. Dicevi bene in precedenza. Per quanto riguarda il match contro l'Ascoli, si prevede un grande afflusso di pubblico e a tal proposito l'intera curva sud è stata destinata ai tifosi dell'Ascoli, 1700 italiani a disposizione per la tifoseria ascolana, con prevendita che sarà chiusa sabato alle ore 19, quindi poco meno di 24 ore prima rispetto all'inizio del match fissato per le ore 15 di domenica. A te Enrico. Grazie. E di come stanno vivendo questa settimana di vigilia i tifosi dell'Ascoli? Poi ce ne parlerà Antonio D'Angelo, perché è un imprenditore, sì, che lavora a Pescara, ma ha i suoi punti vendita in Ottidoro anche ad Ascoli. Quindi più tardi Antonio ci dirà come stanno vivendo questa settimana. Iniziamo a fare l'analisi di queste 12 giornate di campionato con la classifica aggiornata dopo il recupero di ieri tra Spezia e Benevento. A proposito del Benevento, Andrea, si hanno notizie su Buchi perché la squadra è in Sì. ritiro. Intanto, dopo la rovinosa sconfitta di ieri, è stata ribadita la fiducia nei confronti del tecnico Christian Bucchi. La squadra però è in ritiro. Già oggi ha sostenuto una seduta di allenamento defatigante per chi ha giocato ieri allo stadio Picco contro lo Spezia. Poi la squadra si è ritrovata in hotel per essere appunto in ritiro e preparare al meglio il prossimo match delicato contro il Crotone. Dunque, momento delicato, conferma per il momento per il tecnico Bucchi, ma squadra in ritiro e già al lavoro da questa mattina. A te. Vedevamo la classifica con lo Spezia che resta fermo a quota, no, il Benevento resta fermo a quota 17, mentre lo Spezia sale a quota 16.
12 turni di campionato, 22 giocatori impiegati da Pillon, gol fatti 19, gol subiti 15. Questa sera analizzeremo i vari reparti. Intanto su queste 12 giornate di campionato ci possiamo ritenere sicuramente tutti soddisfatti, perché il secondo posto in classifica è un piazzamento previsto forse da pochissimi alla vigilia del campionato. Chiedo agli amici che ho per la prima volta in studio in questa stagione se sono sorpresi da questo secondo posto. Gianluca Colonnello. No, il Pescara ha meritato ampiamente questa posizione di classifica, l'ha dimostrato sul campo, ha avuto qualche piccola battuta d'arresto, come è normale, però penso che la seconda posizione sia stata meritata. Mi ha colpito la squadra favorevolmente dalla prima partita di campionato, anche nelle sconfitte. Soltanto nella partita contro il Cittadella un po' ho visto la squadra sottotono in alcuni giocatori, però è normale, la Serie B è molto lunga, però sta disputando un ottimo campionato. Se continuo con questo entusiasmo può arrivare lontano, perché ho visto anche giocare sia il Benevento che il Verona, sono due corazzate, però ancora riescono ad esprimersi al massimo, hanno delle difficoltà, sembra che possano segnare da un momento all'altro, però hanno difficoltà a segnare. Ho visto anche la partita La Spezia-Benevento 3-1, si trova in un momento veramente particolare. Quindi possiamo dire che la sorpresa del campionato è il Pescara? A oggi secondo me sì, anche se dietro il Pescara c'è anche la Salernitana che sta disputando un ottimo campionato. Il Cittadella non è una sorpresa, perché penso negli ultimi 12 anni ne ha disputati 11 in Serie B, tutti di alto livello. È una squadra equilibrata, sa quello che deve fare e può vincere su qualsiasi campo. D'Angelo, dunque sorpresa del campionato si chiama Pescara? Sì, sorpresa, ma sorpresa. Parliamo ovviamente alla vigilia. Esatto, la vigilia sì. Poi strada facendo non è tanto una sorpresa, perché il centrocampo che abbiamo noi ce l'hanno poche squadre praticamente. Giochiamo con Brugman, con Mushai, con Gravion, con Machine che a centrocampo, e un altro uno che insomma, bene o male, non tante squadre hanno il centrocampo che abbiamo noi. Poi pare che Mancuso quest'anno vuole fare la parte del bomber, e allora a questo punto c'è. Allora, con l'ausilio della nostra regia analizzeremo i vari reparti. Partiamo ovviamente dai portieri. 11 presenze per Fiorillo, ecco la videata, non quella generale, quella sui portieri e sui difensori. Vediamo Fiorillo, 11 presenze, 14 gol subiti, Castrati una presenza, ricorderete l'esordio casalingo contro il Livorno, un gol subito. Partiamo dai portieri. Fiorillo, secondo voi che rendimento ha avuto Totò De Leonardis? Ma tra 7 e mezzo, credo che abbia sbagliato solo una mezza partita. Per il resto è un giocatore che dà sicurezza a una squadra che sta in salute, quindi credo che sia una delle conferme, perché insomma Fiorillo pure l'anno scorso è stato protagonista, così come lo era stato l'anno della promozione dalla B alla A, insomma, quindi secondo me è una certezza e lo sta dimostrando, lo sta ribadendo, insomma, tra l'altro della sua anche questo feeling con i tifosi e con la città, sento anche questo conto, penso, secondo me. Ecco, su Fiorillo volete spendere anche voi delle parole, Paolo e poi Francesco. Paolo. Ma Fiorillo sta diventando una garanzia. In un paio di circostanze magari poteva fare meglio, ma ci sta. Ti riferisci al gol di Cosenza? Sì, ma forse anche in un'altra circostanza che non ricordo bene, cioè magari andando a cercare proprio il pelo nell'uovo avrebbe potuto fare meglio, avrebbe potuto essere un po' più reattivo, però credo che per quella che è la rosa dei portieri del Pescara, Fiorillo non si discute, è un leader, è un giocatore che ha dimostrato anche grande apprezzamento nei confronti della piazza di Pescara e dai confronti della piazza di Pescara, quindi Fiorillo per me non si discute. Francesco? Io dico che il rendimento è notevole, non mi soffermo su qualche errore, su qualche una partita giocata magari appena con la sufficienza,
proprio perché il suo rendimento, le sue qualità sono davanti agli occhi di tutti. In 11 partite ci può stare la giornata ma sono meno... troppi 14 gol subiti? Sì, ma 14 gol, secondo me sì, ma 14 gol subiti non ci sono, ecco, diciamo colpe specifiche, lì è tutto, è il Pescara che ha subito 14 gol, se è vero come dicono gli allenatori, tutti i giocatori, qua può confermarlo Colonnello, si difende. Però i grandi allenatori di solito capiscono poco di portieri, vediamo se no, io dicevo per il fatto dei 14 gol, i grandi allenatori non capiscono molto sui portieri. Tu sei preparato sui portieri o no? Io ho fatto il difensore e ogni volta che avevo dietro sicurezza, portiere vero, ho avuto Franco Mancino, ho avuto Chimenti, ho avuto Mazzantini, Roccati, Pagotto, De Santis, Morgan. Quando dietro hai sicurezza, hai un portiere che parla, che ti aiuta, che ti indirizza, sei più sicuro, sai come muoverti, riesci a scegliere il tempo giusto. E secondo me Fiorillo è un portiere che, se contiene questo passo, merita, secondo il mio punto di vista, anche la Serie A, perché ha tutti i requisiti giusti per fare il salto di qualità. Quest'anno ha avuto un ottimo rendimento, grande affidabilità. Grande affidabilità, e il Pescara si trova in questa posizione anche per merito del suo portiere. Lo scorso anno, nonostante quel campionato negativo, Fiorillo è stato quello che ha avuto il rendimento più alto. Uno dei pochi che è riuscito lì possiamo stare ad aiutarci. Secondo me sì, è un portiere di categoria quasi superiore. Riccardo, invece volevo chiederti di Castrati, perché questo è un giovane emergente, rientra anche nella nazionale albanese. Ha avuto la possibilità di scendere in campo contro il Livorno e in quell'occasione ha fatto molto bene, si è fatto trovare pronto. Mi ricordo quella partita, mi ricordo che tra l'altro è entrato, è stato chiamato in causa all'improvviso. Mi ha stupito da come, dalla padronanza e dalla grande professionalità di questo ragazzo, quindi molto molto bene. Abbiamo due portieri, sicuramente è uno dei reparti dove sono più tranquillo. Bene, rivediamo la videata precedente che riguarda appunto il settore difensivo e passiamo appunto ai difensori. Qui abbiamo le presenze di Gravion, che ha disputato tutte le partite, è l'unico, 12 gare con 2 gol, a fianco abbiamo i 2 gol. Poi ci sono Balzano con 10 presenze, Campagnaro del Grosso 9, Perrotta 8 e Ciofani 7. La sorpresa si chiama Gravion o si chiama Campagnaro? Totò? Beh, per versi diversi, ma tutte e due sono grandi sorprese. Gravion sta facendo un campionato strepitoso, soprattutto per la crescita, per la personalità, per la forza. Te lo aspettavi? Ma l'altro anno mi era piaciuto, però a questi livelli lui si sta ripetendo partita dopo partita. Credo che l'abbia aiutato anche questa presenza anche abbastanza costante di Campagnaro, che è l'altra, è una sorpresa solo perché lo vediamo in campo più che negli altri campionati. 9 presenze sono tante, gli anni scorsi credo che sia arrivato una volta a 12, l'anno scorso addirittura. Anche perché poi ha un contratto a gettoni, quindi giochi più, però credo è relativo che per lui. Se parliamo proprio di sorpresa, una delle grandi sorprese è proprio questa coppia Campagnaro-Gravion, che funziona, e credo che, appunto, ho detto che Campagnaro stia aiutando sia lui che il resto del reparto con la sua grandissima esperienza. Su Gravion c'erano dei dubbi all'inizio, poi questo giocatore in campo ha confermato veramente di aver fatto progressi notevoli. Il Benevento lo scorso anno l'ha lasciato andare via, anche l'Inter lo ha venduto e addirittura adesso l'Inter è tra le società che vogliono riacquistarlo, Gianluca. Sì, ma ha avuto una crescita esponenziale, soprattutto per il 70% dovuto alla presenza di Campagnaro. L'aiuta tantissimo, soltanto la presenza si vede che Campagnaro fa parte di un'altra categoria. Ha esperienza, sa come muoversi, sa come gestire i momenti, è molto intelligente, si vede che ha giocato ad alti livelli. Scusami Gianluca, ma sì. Campagnaro si allena poco rispetto agli altri perché non può tenere il ritmo degli allenamenti.
Deve essere così, deve essere così, oppure molti possono pensare una mancanza di rispetto per gli altri che si allenano e non giocano. No, no, ma quando arrivano a certe età, sicuramente a livello strutturale hai anni passati sui campi, allenamenti, è impossibile che tu riesca ad allenarti come un ventenne, è impossibile, perché è la natura. E quindi la gestione di Campagnaro deve passare attraverso un lavoro specifico. Io ho giocato, ti ricordi, con Andrea Carnevale. E Andrea, quando si allenava anche il mercoledì, aveva un lavoro suo, però la domenica io non ho visto mai Andrea o col fiatone o tirare il fiato. E quindi bisogna fare un lavoro certosino, sì. Mancano i gol dei difensori, perché soltanto Gravion è andato a segno con due reti, D'Angelo. Sì, mancano, però stanno segnando gli attaccanti, per cui no, secondo me uno che sta facendo veramente bene, che non mi aspettavo, è Del Grosso. Del Grosso sta facendo, sì, veramente un campionato, nonostante l'età, è arrivato e con molta serietà, e non so gli amici qui. Secondo me Del Grosso veramente è un altro uno che per caratteristiche. Beh, Del Grosso 9 presenze, rivediamo un attimo sulle presenze. Del Grosso 9 insieme a Campagnaro, poi Perrotta 8, però da titolare. Hanno oscurato Graviglione, ha oscurato Ciofani che doveva pensare, che era arrivato insomma per giocare titolare. Ciofani forse più esterno, quindi più Balzano ha oscurato Ciofani. Sì. Comunque io sto vedendo veramente bene anche Del Grosso, sinceramente. Sì, non sì, mi aspettavo rendimento... Del Grosso così in palla. Del Grosso, sì. No, io punterei più su Balzano, che è l'altra grossa, perché l'anno scorso insomma ci ha lasciato un po' perplessi, perché stentava ad entrare in condizione, ha giocato poco, aveva giocato poco anche a Cesena l'anno prima, e invece quest'anno è tornato ai livelli della prima volta che l'abbiamo visto, insomma, tra l'altro a destra e a sinistra non fa differenza. Cioè, 10 presenze per Balzano. 10 presenze, sempre molto determinato, soprattutto nella prima fase credo che sia stato il difensore che ha dato maggiore spinta alla squadra, che poi è cresciuta anche con altri giocatori, però è un elemento, anche questo, una bella sorpresa, direi. Fareste giocare come coppia centrale, ovviamente anche un giochino questo, perché poi ovviamente Pillon è quello che decide, la coppia centrale migliore è Gravion Campagnaro attualmente, Gianluca, Riccardo, un po' tutti. Non ci siano dubbi. Attualmente sia per prestazione che per esperienza, i quattro di difesa. Abbiamo giocatori, Campagnaro ha tantissimi anni di A, Balzano ha tantissima esperienza e Del Grosso penso che abbia 12-13 anni di Serie A. E l'esperienza e la serietà, perché certo, sono tutti ragazzi seri e posati, e dopo i risultati parlano chiaro. Idem Gravillon è un ragazzo, però con questi giocatori di esperienza può soltanto crescere. E Francesco, tu per esempio conosci meglio degli altri Perrotta, perché hai militato anche nel Teramo. Diventa l'alternativa, e Scognamiglio è passato al terzo posto. Scognamiglio anche per l'infortunio che ha avuto, non sta nemmeno in elenco nelle presenze. È ovviamente uno dei pochissimi, insieme a Risalde e un altro. Perrotta è tanta roba, ossia una soluzione. Chiamiamola di rincalzo nel momento in cui ci potrà essere una leggera flessione di Gravion, ma non lo vedo, perché fisicamente è giovane. Anche per cambiare la difesa l'ha fatto già, la difesa a tre con Perrotta. Appunto, quando fa entrare Perrotta, sia Perrotta, dà tutte le garanzie, ragazzo serio. Secondo me è un altro dei punti di forza di questa squadra, perché vanno in campo gli 11, ma avere 6, 7, 8 giocatori che quando entrano non portano a una flessione nel rendimento della squadra è importante, è determinante da qui ai mesi che ancora mancano per Riccardo e Paolo. Invece su Ciofani, che ha sempre giocato nel Frosinone, era quasi un titolare inamovibile, sta dietro a questa coppia Balzano-Del Grosso, che in effetti finora ha dato il massimo.
Sì, se dovessimo proprio giudicare una sorpresa non positivissima è proprio quella di Ciofani, però sicuramente sarà stato condizionato da qualche momento non ottimale a livello di preparazione. Credo che non sia ancora il Ciofani al top della condizione. Però grosso modo io credo che questa difesa abbia funzionato, e se devo tornare indietro un pochettino con la memoria, magari anche al momento della presentazione della squadra, della fine del mercato, francamente ero un po' preoccupato sulla difesa, invece mi ha sorpreso in positivo. Ma per l'età? Per l'assortimento, perché su Gravillon e Perrotta ci potevano essere delle discussioni. Cioè, Gravillon è sicuramente un ragazzo di talento, ma anche l'anno scorso magari aveva forse dimostrato qualche rallentamento nella sua crescita. Perrotta a volte si lasciava andare a episodi magari un po' di nervosismo, anche qualche fallo in area di rigore di troppo. Su Campagnaro la condizione fisica, su Del Grosso l'età, su Balzano anche qualche acciacco fisico. Secondo me, insomma, non ti convinceva nessuno. Non mi convinceva. No, infatti la definirei sorprendente la difesa, perché in realtà poi è uscita perfetta, certo, per 9 casi su 10, diciamo. E sono solo sorprese positive. Del Grosso, sì, come diceva D'Angelo, il Campagnaro quasi sempre presente. E Ciofani parzialmente negativo, ma credo che abbia tutto il tempo per riprendersi. Manca l'alternativa a sinistra, no, secondo te? Cioè Elisalde, che è un giovane promettente, rifiuta di andare alla Juve B, però non trova spazio. Fammi essere un po' polemico. Allora, l'anno scorso su Balzano e su Gravione, voglio spendere la parola, perché Balzano fece una partita migliore in campo e il nostro ex allenatore se lo dimenticò. Campagnaro lo definì un giocatore. No, non si infortunò. No, successivamente si infortunò. Poi si infortunò. Lui fece la partita migliore in campo, ci aspettavamo il ritorno di Balzano e non lo. Cioè, questa è la realtà. Su Campagnaro addirittura lo definì un giocatore finito. Invece abbiamo a che fare con due professionisti molto seri, che, come ha detto giustamente Gianluca, che ha giocato, si allenano magari con un allenamento differenziato perché hanno l'età, ma che stanno dando un grandissimo rendimento a questa squadra, innanzitutto per la professionalità che hanno e proprio l'attaccamento alla maglia che entrambi hanno. Per quello che Ciofani, che è un ottimo giocatore, sta facendo un po' più di fatica, perché quando gioca abbiamo sempre negli occhi ad esempio un Balzano che quest'anno non ha mai sbagliato una partita, o un Campagnaro con Perrotto, un Campagnaro che quando gioca vicino a Trevion è la coppia. Quindi la polemica qual è? La polemica è che l'anno scorso due giocatori che erano stati dati, non dico per finiti, quantomeno finito Campagnaro e Balzano, un giocatore sulla via del tramonto, stanno dimostrando quest'anno con un altro allenatore, un altro tipo di gioco, un altro modo, che sono due ottimi giocatori. Gianluca. No, facendomi una piccola polemica, non è una polemica, una constatazione. Voglio dire, ho parlato giusta con... o no? Giusta, cioè la verità, cioè, sono fatti concreti. Idem per Bovo, io ho parlato con Liverani. Bovo si è infortunato, ha giocato anche nella vittoria di Verona. Sì, il Lecce, è stato uno dei migliori. Uno dei migliori in campo, mi ha detto Liverani, non può fare a meno di Cesare. Ha parlato benissimo, ha detto che si è infortunato durante un riscaldamento calciando 4 volte di destro, ha preso uno stiramento. Ma secondo te Gianluca lì dipendeva dall'aspetto tecnico, oppure non riuscivano, oppure soffrivano per quel tipo di allenamento? Secondo te dall'esterno? Ma dall'esterno per gli infortuni che alcuni hanno subito, tipo Bovo, dopo si operò al ginocchio, quando fai dei lavori sul sintetico, ad alcuni che possono arrivare delle recidive, e lui aveva dei problemi. Ritornando a quello che ho detto prima, dipende dall'età e dipende dalla gestione. Quindi per la difesa il migliore chi è secondo voi attualmente? Gravion, Campagnaro. Campagnaro per me. Campagnaro. No, tutte e due. Passiamo al centrocampo. Non dividere. Centrocampo, qui abbiamo due pedine insostituibili finora. Brugman e Memushai, che hanno disputato tutte le partite, 12. Poi Macin, l'altro titolarissimo, con 10 presenze. Crecco 6, Canutè 5, Melegoni 2, Palazzi una sola presenza. I gol, uno a testa per Brugman, Macin e Crecco. Tutti dicono che è il centrocampo più forte della Serie B. Secondo me sì, condivido. Non,
Non posso essere un mister, però secondo me il centrocampo del Pescara è superiore anche a quello del Palermo. Superiore anche per le alternative che ci sono? Ci abbiamo diverse alternative e giocano veramente bene quest'anno. Tecnicamente sono i tre, il primo, secondo e terzo in questa classifica di presenza e di rendimento, tecnicamente sono tre, uno meglio dell'altro, si compensano bene per le qualità che hanno. Memusciai, giocatore bravo tecnicamente ma solido, di grande esperienza. Brugman, non serve parlare di Brugman perché è un signor giocatore, e Macin, giovane, potrebbe essere considerato una sorpresa, ma si sta confermando di partita in partita. E le alternative, se non vado errato, Canutè adesso è infortunato ed è un problema, ed è un problema perché viene a mancare una soluzione alternativa nel corso delle partite a Pillon, che poteva, quando ha messo qualche volta Canutè da centrale davanti alla difesa nel centrocampo, liberando la fantasia di Brugman in fase offensiva, che con il tiro che c'ha può impensierire chiunque. Ecco, a proposito di conclusione, però, abbiamo solo un gol di Brugman, uno di Crecco a Cosenza e uno di Macin. Sono un po' pochini, Gianluca? Soprattutto Memusciai, che ancora trova la via del gol. Sì, ma sono sicuro che si sbloccherà presto. Mancano i suoi gol, perché come rendimento non ricordo quanti assist abbia fatto, però come rendimento, ha un rendimento elevato. Secondo me chi può essere sfruttato meglio è Crecco. Crecco? Secondo me ha grosse potenzialità questo giocatore. Se riesce ad avere continuità, diciamo, riesce ad entrare in squadra, a cominciare a giocare, secondo me potrà dimostrare molto. Cioè, tu dici può diventare anche un titolare di questo? Secondo me sì, ha qualità, forza, fa gol, secondo me c'ha grosse potenzialità. Però Pillon lo tiene in considerazione, il primo cambio è sempre, quasi sempre lui. Sì, è per questo, secondo me... È il quarto titolare del centrocampo. Sì. Attualmente, inizialmente era Canutè, Melegoni, sì. Ecco, forse Melegoni... Vabbè, Melegoni in due partite, una Totò ha giocato benissimo e una un tantinello di meno. No, lui è stato comunque una sorpresa grossa quando l'abbiamo visto, sì. Non la conosceva nessuno. Una gran partita contro il Livorno. Ha fatto una grandissima partita, si è procurato un rigore, tra l'altro... ha messo in mostra quelle che le sono le sue qualità, soprattutto gli inserimenti in fase offensiva, in mezzo all'area, e quindi quella l'impressione che ci ha dato, che è un giocatore sul quale Pillon può contare anche per eventuali alternative. Per quanto riguarda poi l'insieme, direi, se io sul piano tecnico credo che non ci siano discussioni, che il Pescara ha il centrocampo più tecnico della Serie B. Ecco, Gianluca diceva Crecco, penso che possa avere più spazio. Attualmente i tre che vanno in campo sono quelli che vi convincono di più. Attualmente sì, però vorrei dire, secondo me a questo centrocampo così tecnico manca qualcosa, cioè manca per esempio la capacità di arrivare al tiro anche dal limite dell'area. Loro sono molto bravi soprattutto sul fraseggio, sugli scambi tra di loro. La grande sorpresa rispetto all'anno scorso, perché noi l'avevamo intravisto pure lui, è stato Macin, che di partita in partita ha sempre maggiore autorità, ha questa capacità. Dovrebbero arrivare maggiormente al tiro tutti e tre insieme, altrimenti in effetti è una carenza questa, perché da resto l'abbiamo visto proprio la partita di Palermo. Anche perché Brugman il tiro ce l'ha. Esatto, ma anche Memusciai, c'è un bel tiro. Memusciai è l'ultima promozione. Secondo me è una coincidenza che per adesso hanno fatto solo due gol in tre. Orare sotto questo aspetto, anche perché, insomma, tornando alla partita di Palermo, la differenza maggiore che abbiamo visto in quella partita è stata questa capacità del Palermo di arrivare al tiro con una certa continuità dal limite. Allora vi chiedo, quanto possono dare di più sia Brugman sia Memusciai, che già stanno dando tantissimo? Ma secondo me molto molto di più Brugman in questo momento. Io credo che il rendimento migliore sia quello di Macin.
Machine, e non solo perché per la novità, però loro sono a livello che devo dire saranno su 6,5, però sono giocatori minimo, voglio dire, però sono giocatori talmente affidabili, se riuscissero appunto a trovare questa capacità di arrivare anche alla porta al tiro come hanno fatto in passato, voglio dire anche Brugman i suoi gol li ha, certo, fatti ogni abbiamo visto anno, prima il gol di Parma, credo che lì ci sia la possibilità di crescita. Sono d'accordo con Gianluca, perché anche secondo me Crecco può essere un giocatore importante anche come alternativa, finora è stato schierato come esterno di difesa ed attacco, anzi perché è il momento di recuperare, Pilon l'ha schierato, ma è uno che ha fisicità, credo che abbia anche tiro, insomma può essere una validissima alternativa. Allora vi chiedo, finora chi è stato il migliore a centrocampo, D'Angelo? Per me il migliore dei tre è stato Machin. Però Brugman può dare ancora qualcosa di più sotto la fase realizzativa. Paolo? Pure io ho detto Machin. Machin anch'io, perché a me piaceva molto anche quando il Pescara in passato non andava così bene, è un giocatore molto, molto tecnico, mi piace molto. Credo che anche lui abbia grandi margini di miglioramento, soprattutto in termini di continuità. Mi inserisco soltanto una frazione di secondo per dire che il centrocampo è sopraffino sotto tanti punti di vista, sulle alternative secondo me forse bisognerà fare qualcosa a gennaio. A perché, gennaio? Tipo? Ma io credo che... Come caratteristiche? Io credo che sarà difficile rimpiazzare un Brugman, ma un giocatore con quelle caratteristiche forse andrebbe trovato, perché sui primi tre credo che sia forse uno dei migliori centrocampi della Serie B. Sui primi Siete tre. D'accordo con questa valutazione di Paolo, Riccardo? No, non andrei, è l'unico reparto dove io non toccherei assolutamente nulla, perché recuperato Canutè come infortunato siamo completi. L'alternativa a Brugman potrebbe essere Machine, può essere Canutè con Machine davanti, cioè ci sono dei tutti questi centrocampisti. Quello che stasera vi state sbizzarrendo a livello tecnico. Sì, ce l'hai chiesto, certo. Ti ringrazio. Però quello che devo, di quelli sono capisci, quello che a me quest'anno mi sta piacendo di più è Machin, per come gioca, ma soprattutto Memushai per l'atteggiamento che ha. Perché Memushai quest'anno ha fatto un grande bagno di umiltà e va, non toglie mai la gamba, va a recuperare tutti i palloni, fa il gioco, chiamiamolo un po' anche sport. Gli altri anni così, sì, ma quest'anno con avendo davanti Machin e Brugman lui sta un po' più arretrato e va veramente a recuperare tutti i palloni, ed è proprio a centrocampo la persona a mio avviso più importante, perché gioca magari meno di fino quest'anno come faceva l'anno scorso, però va a recuperare la palla, va a lottare, fa quel lavoro che a volte si vede poco, oscuro, ma che sa. Gianluca, quindi un intervento al mercato in quel settore lo vedresti o no? Secondo me bisogna aspettare, bisogna ancora aspettare. Bisogna avere pazienza, perché già cominciare a parlare, io spero che non lo faccia nessuno, perché la squadra sta facendo, lo dico perché c'è stato lo spunto di Paolo, la squadra... Io parlavo di smantellare, dicevo semplicemente che integrare. Il campionato è molto lungo, magari integrare laddove si può fare un po' meglio, non Palazzi vuol dire al posto un attimino aspettiamo qualcosa pure da Palazzi, vediamo che succede ancora... pure con Palazzi, ecco, no? Sì, però secondo me bisogna... Cioè tu direttore sportivo del Pescara staresti tranquillo con questo centrocampo? A oggi io aspetterei per valutare bene quale sarà il futuro della squadra, perché tra 3, 4, 5 partite sapremo meglio le dinamiche del campionato e che campionato si potrà fare. Perché tra 4-5 partite pensi che ci siano orientamenti diversi? Sì, perché ci sono, sì, sappiamo tutti che ci sono, no, sappiamo tutti che ci sono 19 squadre, le partite sono di meno, e quindi fra 5 partite, in 15 punti, devi vedere la gestione da parte del Verona e del Benevento, quindi se continui di questo passo, facendo risultati importanti, ti metti tra le prime 2-3, cioè se stai su... Sì, secondo me sì. Centrocampista. No, vedrei che cosa va e che cosa si potrebbe integrare. Va bene. No, io posso aggiungere una cosa, visto che parliamo, sono estremamente contrario
al mercato di gennaio, però se ci fosse questa necessità di completare questo organico, io andrei a cercare soprattutto un centrocampista con caratteristiche diverse dai tre nostri che sono eccezionali. A me piace, per esempio, faccio un nome, ma come potrei farne tanti, Bartolomei, che è un giocatore Serie B, quei 4-5 gol al campionato li fa sempre, qualcuno che c'ha tiro. Se vuoi completare il reparto, non è per fare il titolare, ok, voglio dire, se hai l'idea di fare una soluzione in più, quel tipo di giocatore io ce lo vedrei, insomma. Bene, allora chiudiamo il discorso sui singoli, sui reparti, con gli attaccanti. Gli attaccanti, chi è sceso sempre in campo è Mancuso con 12 presenze ed è il cannoniere della squadra con 7 gol. Poi ci sono Antonucci e Marras, 10 presenze ciascuno, 0 gol. Monachello, 9 presenze, 3 gol. Cocco, 5 presenze, 2 gol. Capone, che attualmente è infortunato, 4 presenze, 0 gol. E poi Del Sole, 3 presenze e 2 gol. Allora, attaccanti, Mancuso ovviamente. Ne avevamo già parlato lo scorso anno noi, come ti ricorderai, questo è un giocatore da, quando gioca centrale è uno che i 20 gol li può fare, come da fatti a San Benedetto. Quindi non ti ha sorpreso Mancuso? Se ben ti ricordi, ne abbiamo parlato anche in altri momenti, è un giocatore che mi sorprendeva che non li faceva i gol lo scorso anno. Quest'anno è messo lì, secondo me li fa, e c'ha Marras che li gioca bene sulla fascia. Conto tanto in Del Sole per il proseguio e Monachello anche, che per me è un altro che può dare. Il reparto d'attacco. Il reparto d'attacco, Francesco. Il reparto d'attacco offre le migliori soluzioni possibili e immaginabili, da affidamento su tutti. Questi sono 7 giocatori che io mi auguro che restino tutti e 7 fino alla fine della stagione, perché possono solo migliorare da Mancuso fino a Del Sole, solo con 3 presenze, ma ognuno potrà dare un apporto importante. Lo stesso Capone, che è infortunato, non ci dimentichiamo che poi i campionati si decidono a primavera e lì devi avere tutte le soluzioni, che se poco poco cala di rendimento un giocatore devi avere l'alternativa, e qui le alternative sono più che abbondanti. E offrono, Gianluca, ripeto, sì, sotto tutti gli aspetti le migliori. Forse mancano un po' i gol di Antonucci e Marras, perché come rendimento è stato sicuramente positivo, come prestazioni. Però sono due situazioni differenti. Antonucci arrivava dalla primavera e quindi è venuto ad affrontare per la prima volta nella sua carriera un campionato professionistico di B, che è molto difficile. Ha stentato un pochino all'inizio, però lo vedo in crescita, è molto forte tecnicamente, nelle prime partite diciamo ha cominciato a capire che in Serie B bisogna essere abbastanza forti, resistere soprattutto nei contrasti, e l'ho visto migliorato tantissimo, e il gol secondo me arriverà. Per quanto riguarda Marras corre tantissimo. Ricordo la partita, penso, con il Cittadella, altre partite, al 40esimo comincia già a fare fatica, perché si dovrebbe secondo il mio punto di vista gestire un po' il tutto, perché molte volte fa delle corse, fa dei tagli, però non si aspetta dei passaggi che poi non arrivano, e quindi corre, si paga troppo questo sacrificio di rientrare. Secondo me dovrebbe imparare a gestire il tutto, a imparare a correre e a capire quando andare, che non può andare di continuo, perché alla fine dura 40-45 minuti e poi nel secondo tempo ha sempre delle difficoltà, e quindi c'ha grosse potenzialità, però secondo me anche l'entusiasmo della Serie B vuole dimostrare, ha fame. Però spero nelle prossime partite riesca a gestirsi meglio, perché può giocare in maniera più intelligente. Totò, sui singoli, ad esempio Monachello, che viene impiegato a volte da titolare, per esempio contro l'Ascoli potrebbe giocare all'inizio, anche perché è un ex, quindi certo, c'è quest'idea. Senz'altro il punto fermo è Mancuso come soprattutto come centrale di questa attacco. Sempre centrale Mancuso. Esatto, sì, secondo me è quello che ha dato qualcosa in più a questa squadra, proprio perché lui
ha fatto dei gol bellissimi di testa con inserimenti, per cui è veramente il giocatore che ha dato, secondo me ha dato un equilibrio a questa squadra anche in fase offensiva. Poi a me è piaciuto tantissimo anche Antonucci, e però come dice giustamente Gianluca è un giocatore che deve fare esperienza, fino a che sono l'abbiamo quasi mai visto tirare in porta, mentre invece credo che sia un giocatore capace non solo di saltare l'uomo, tra l'altro fa un grosso sacrificio anche in contenimento, soprattutto le partite esterne. Io mi ricordo a Padova fece una partita eccezionale prima dell'infortunio, così come insomma lì davanti abbiamo delle soluzioni. I talenti migliori sono sicuramente Antonucci, Del Sole e Capone, insomma Capone che purtroppo non l'abbiamo visto poco, però può essere anche lui, insomma la conosciamo meglio degli altri, insomma. Ecco, anche lì Pillon, come bravo. Diceva Francesco, ha saputo gestirli, alternarli, certo, tutto, questo... Ma io sto pensando, è vero quello che sto per dire, non è un'equazione perfetta perché altrimenti sarebbe troppo semplice, ma Monachello 9 presenze, quindi non giocando nemmeno 9 partite intere, 9 presenze e 3 gol, forse non tutti sono soddisfatti, stavo pensando che se li raddoppiamo alla fine del girone di andata Monachello avrebbe fatto 6 gol, mantiene il rendimento per tutta la stagione, fa 12 gol ed è un'alternativa al centravanti titolare. Ripeto, non è un'equazione perfetta. Quindi, perché se no significherebbe Mancuso, che Mancuso quest'anno fa 28 gol. Se Mancuso mantiene questo rendimento magari non rifarà 28 gol, ma come diceva lui magari ai 20 gol ci arriva, hai altre soluzioni. Certo, Del Sole è bravissimo, non è che adesso ogni volta che entra poi tutti si aspettano che possa fare 2 gol, ma già che porti vivacità, brillantezza alla manovra offensiva, ne possono trarre beneficio tutti gli altri compagni di reparto. Paolo e Riccardo, poi voglio sentire ancora Gianluca. Paolo. Mancuso top in assoluto, Cocco purtroppo tra virgolette flop, tra virgolette perché purtroppo il ragazzo ha avuto tanti problemi, quindi non è un'accezione offensiva, è semplicemente per fare un titolo giornalistico. Cocco però sta bene da quest'estate. Non ha avuto... Però negli ultimi anni, insomma, sicuramente infortuni, sì. Vecchi infortuni. Sì, mi incuriosiscono molto e mi piacciono molto i due esterni, Antonucci e Marras. Non vorrei essere sempre ripetitivo, ma credo che Monachello non possa essere una vera alternativa a Mancuso se Mancuso dovesse avere un raffreddore. Però potrebbe essere una soluzione dei due attaccanti centrali. Se cambia modulo, se cambia... È un'alternativa, secondo me è un'alternativa a Mancuso per caratteristiche tecniche, giocatori diversi, strutturati diversamente, ma Monachello è un centravanti, quindi nel momento di un appannamento, di un raffreddore a Mancuso, gli auguriamo anche tutta la salute, giocare, e poi in determinati momenti della partita, possono giocare. Se non dovesse esserci Mancuso... Chi giocherebbe Monachello? Secondo me sì. Appunto, ma poi come dicevo Totò, perché abbiamo Monachello, quindi giocherebbe Monachello. Il mio dubbio è semplicemente non tanto sulla qualità del giocatore, perché Monachello è un giocatore che secondo me ha dei colpi importanti, però nella sua carriera, ma anche insomma in questi mesi, secondo me, ma un mio parere ovviamente, pecca un po' di continuità e di concretezza. È un mio parere, perché Mancuso è troppo superiore agli altri, questa è la verità. Riccardo? Per la seconda volta non sono d'accordo con Paolo. Forse è contento lui. Lui è contento. Guarda, Mancuso centrale è sicuramente il punto fermo di questa squadra. Devo dirti che Antonucci e Del Sole, a mio avviso, sono due predestinati, perché hanno una facilità di saltare l'uomo che raramente si vede nel mondo del calcio. Sono molto giovani, è vero, stanno facendo esperienza, ma hanno una qualità veramente eccellente. E per quanto riguarda il discorso del centrale, Monachello è l'alternativa a Mancuso, anche perché inizio campionato era lui in teoria il centrale, l'attaccante centrale, e Mancuso giocava sulla fascia.
Poi sotto i grandi consigli di Totò è stato messo Mancuso. No, no. Scherzo. Perché tu l'hai sempre detto, no, che Mancuso. Però ci sono delle fasi di partita dove ci sono delle partite dove tu sulle fasce non riesci a sfondare, devi sfondare centralmente. Allora a quel punto, mettendo un centrocampista in più, giocando anche come in alternativa al 4-3, con un 4-4-2, giocando con Monachello e Mancuso, hai un'alternativa a quelle che sono le due fasce esterne. Devo dirti che è tra tutti questi quello che veramente mi ha impressionato di come giochi Antonucci. Antonucci e Del Sole sono due ragazzi che, da quando guardo il calcio, ormai sono tanti anni, raramente vedo la facilità di saltare l'uomo. E voglio spendere una parola anche per Capone, che quest'anno purtroppo è infortunato, che quando ha giocato mi ha sempre dato delle sensazioni. L'unica cosa è che Capone a volte si innamora del pallone, mentre Antonucci e Del Sole sono un po' più ali. No, a proposito del gioco delle coppie, sì, Antonio. No, quello che volevo aggiungere, la verità è che noi ci aspettiamo soprattutto attaccanti che tirano in porta. Sì. Cioè, questo è Del Sole, perché è venuto fuori? Perché è entrato in campo, ha tirato due volte, ha fatto due gol, cioè magari mandava fuori, però questa capacità di tiro ce l'ha. Da Antonucci mi aspetto che faccia questo salto di qualità, cioè una volta arrivato alla zona area di riuscire a tirare. Capone sappiamo che ha queste caratteristiche, l'anno scorso ha fatto 4-5 gol, insomma, sì, 5 gol anche entrato nella parchetta, quindi ce l'ha anche lui. Quindi io mi aspetto da questi attaccanti una maggiore capacità. E qui lo stesso discorso vale anche per Maras, perché giustamente sì, anche Gianluca Maras, direi, certo. Spende tantissimo, spende troppo. Durante la partita, forse che non ha fatto ancora gol, secondo me. No, è come dice Gianluca, cioè sacrificandosi, correndo, Maras cioè, si sacrifica molto per gli altri, tantissimo, con più difficoltà. Sì. È un generoso. Però è un lavoro meraviglioso. Però una bella sorpresa per la B è stata. No, Gianluca. Sì, sì. Anche in quel caso, cioè la scelta di Pillon nel gioco delle coppie tra Marras e Del Sole, no? Che sono completamente diversi. Sì, sono come caratteristiche, sono diversi, però prima parlavamo di qualità. Del Sole ha qualità, però deve avere continuità, deve giocare di più, perché c'è stata, faccio un piccolo esempio, la partita contro il Cittadella che il Pescara ha perso, è entrato Crecco al 27esimo del secondo tempo, Antonucci a 3 e Cocca a 5 minuti dalla fine. E quindi secondo me, e dopo bene o male la partita, abbiamo visto che non per colpa, perché eravamo lì, lo ha messo anche Pillon di aver ritardato le sostituzioni, erano diverse, si vedeva che erano affaticati, perché capita, perché quando corri, hanno disputato delle partite, alcune rientra nella normalità avere un calo fisiologico, certo. E quindi anche poi, soprattutto con le difese schierate, se non concludiamo alla distanza, ma è così, così. Però diciamo a oggi tutte le costellazioni si sono allineate bene, e quindi entra Del Sole a 6 minuti dalla fine, ti fa due gol. Però può succedere che Del Sole entra e due gol non li, cioè, certo, quindi certo, ora certo, tutte le cose stare, e certo. Quindi secondo me è molto importante, parlavamo prima di Monachello ha fatto dicevi nove presenze, però non tutte da titolare, quindi il minutaggio è limitato, sì, però Cocco ha fatto 5 presenze, 2 gol e ha sbagliato un calcio di rigore, quindi poteva avere 5 presenze e 3 gol sul rigore. E 3 gol sul rigore. Sì, però i gol sul rigore li devi battere, perché l'altra partita la rigore. Infatti sì, però ha avuto anche, cioè, quindi che vuoi dire? Meglio Cocco di Monachello? No, secondo me anche la gestione di Cocco, perché a oggi Cocco potrebbe anche essere sfruttato meglio. Perché tra virgolette, come ho visto io, ha cominciato a non giocare togliendo Mancuso. Sì. Però non è che stesse facendo male Cocco, e quindi è un'alternativa. È giusto dargli ancora fiducia, insomma. Secondo me sì. Sei d'accordo, Antonio? Un quarto d'ora dalla fine, sì. Però da titolare io no. Con tutto il rispetto per Cocco e Monachello, che ne ho parlato bene poco fa, soprattutto come rendimento realizzativo. Bravo. Ho capito, ma davanti un centravanti gioca. Sì. In un determinato momento di una partita puoi giocare con due attaccanti centrali, uno lo metti più largo. Ma, insomma, quindi può stare anche a me mi dispiace per Monachello e Cocco.
però speriamo intanto che continuino a mantenere questo rendimento tra partite e gol fatti. Ma ci sta Mancuso, 12 partite, 12 presenze. Mancuso nessuno lo mette in discussione. Il fatto che Cocca ha giocato Ribera, ha giocato Ribera perché Mancuso sta avendo un rendimento da 9. Come l'esempio che ho fatto col Cittadella, che c'erano delle concrete difficoltà, perché non è per colpa di quello di, cioè, perché sì, anche per la bravura dell'avversario. Quando c'è stanchezza, perché può rientrare nella stanchezza, cioè a 30 minuti, 20 minuti, uno ha l'opportunità di entrare meglio. Ma infatti ricordava lui, in alcune occasioni Pillon, che è bravissimo sotto tutti gli aspetti e merita la totale fiducia, forse in qualche partita anticipare un cambio, due cambi, tre cambi, giocarti tipo carta della disperazione, dici, ma se faccio il terzo cambio a 20 minuti alla fine e poi mi si fa male, vabbè, uno ci può pensare, però questo ragionamento, uno va esce da fuori, viene in infarto. Ore 21:49 minuti, dobbiamo fermarci per la prima volta per la pubblicità, dopo darete anche il voto a Pillone, giustamente, poi parleremo di Pescara Ascoli, la vigilia, tra poco. A novembre, da Notti d'Oro a Montesilvano, vendita promozionale su pigiami grandi firme. Pigiami e vestaglie Image, Liu Jo, Patrizia, Jaloe, Noi di Notte. Oltre 10.000 capi a prezzi da ingrosso, a partire da €19,90. E sulle idee regalo natalizie, un ulteriore sconto del 20% alla cassa. Grande vendita promozionale su pigiami e vestaglie da Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano. Telefono 085 44 58 973. Ricorda, a novembre Notti d'Oro conviene. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Vuoi un locale dove poter organizzare la tua festa di compleanno, di laurea, comunione, battesimo, riunione aziendale, meeting ed altro, o semplicemente una festa tra amici e vuoi che sia una serata indimenticabile tra karaoke e musica? Cerchi il modo per rendere la tua festa unica, ma hai voglia di qualcosa di originale e non del solito locale o del solito ristorante? Il posto giusto è l'Isola di Zeta. A richiesta, personale altamente qualificato e molto disponibile che sarà in grado di aiutarti ad organizzare una festa curando ogni dettaglio, con menù personalizzati e all'insegna della buona cucina. Ti aspettiamo all'Isola di Zeta. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua. E dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Ora 21:57 minuti, alle mie spalle c'è dunque il riepilogo di tutte le presenze, giocatori impiegati 22, e gol fatti 19, subiti 15, insomma 22 giocatori finora impiegati. Ci sono ancora Scognamiglio, Elisalde e Scalera che non sono mai scesi in campo. Torniamo in regia da Andrea Costantini. Andrea, se ci sono, non so, novità dai social, sì, se c'è qualche curiosità. Intanto, per soddisfare la curiosità di Totò De Leonardis, vi diciamo che si sta giocando in Serie C, non ci sono posticipi di A e di B. C'è l'Arezzo che gioca con la Carrarese, 1-1 il punteggio alla fine del primo tempo, reti di Basit e Tavano, da poco è iniziato il secondo tempo. Se l'Arezzo dovesse battere la Carrarese andrebbe in vetta alla classifica, vista anche la sconfitta di ieri del Piacenza. Il direttore Pieroni, Gianluca, Vai Andrea. Vediamo delle curiosità che arrivano dal web, notizie di mercato e non solo. Intanto sul fronte mercato è sfida con il Palermo per arrivare a Coman, ci sarebbe un asse con l'Inter per soffiare Florinel Coman, attaccante esterno della Steaua Bucarest, classe 98, soffiarlo al Palermo. Di lui si dice che sia il nuovo Mbappé, Mbappé bianco, per le sue caratteristiche di attaccante esterno. Poi sempre a livello di mercato possiamo vedere quest'altra news che arriva dal sito TuttoB. Elisalde, sempre al centro di voci di mercato, non lo si vede praticamente mai in campo, però ecco, pare sia ormai prossimo alla Juventus, che soffierebbe all'Inter il gioiellino classe 2000, difensore della sub-20 uruguayana. Questo sempre per quanto riguarda il mercato. Poi, in vista della sfida di domenica, la carica suonata dal... Aspettiamo un attimo, ne parliamo tra poco sulle notizie, okay, d'Ascoli, Andrea, okay? Ok? Perché era rimasto in sospeso il voto, il giudizio su Pillon, chi dà il... Francesco, non ti piace? No. Giudizio... Ah. Quando qua si diverte a stuzzica grande l'amico mio. Il giudizio è voto? È al 8,5. Ha sbagliato dove, anche se Paolo? Qualche volta, okay, l'ho detto prima, ma ha qualche, sbagliato cosa Paolo finora? Qualche cambio ritardato, però sì, ha sbagliato in qualche cambio ritardato, però a giudicare dall'andamento del Pescara francamente sono cavilli. Io credo che il voto sia altissimo. E credo anche che sia, no, non lo conosco personalmente, però credo che sia una persona davvero molto, molto coerente, molto intelligente, e che dice anche le cose vere. Cioè, perché gli hanno fatto una domanda, no, qualche tempo fa in una conferenza stampa, mister, le piacerebbe rimanere a vita a Pescara, e lui è stato chiaro, è legato ai risultati ovviamente, certo, però è un allenatore saggio, probabilmente il contrario di quello che c'era in passato. Scusami, Antonio, l'8,5 è riferito anche, a mio modesto avviso, al rendimento del Pescara, secondo in classifica, 22 punti in 12 partite per una squadra, forse, che doveva salvarsi. Bravo, forse sono un po' largo nel voto, però ma è una squadra che merita grande considerazione. Che era passato un po' nel dimenticatoio negli anni precedenti. Sono molto seria, come ho detto in altre trasmissioni. Ha fatto, per me il voto è altissimo, perché ha fatto un lavoro certosino, cioè lui è stato talmente bravo che ha reso partecipi 23 persone, cioè lui sta facendo giocare un po' tutti, non lascia nessuno da parte, tiene, perché sono molti giovani, molti ragazzi, li tiene tutti sulla corda, e questo per me è il valore aggiunto della squadra quest'anno, è Pillon. Gianluca, cosa ti piace di più di Pillon? La serenità, io faccio un discorso globale, sia il fine dello scorso campionato a oggi. Secondo me sono 4 sconfitte, se non vado errato, ma oltre, 2 lo scorso anno e 2... Sì, però la situazione dello scorso anno era abbastanza delicata, e da dare un voto 10 a Pillon per quello che ha fatto, perché noi l'abbiamo vissuta dal di fuori, ma anche dal di dentro, perché viviamo qui e patiamo per il Pescara, e quest'anno si sta continuando a dimostrare la sua abilità nel gestire certe situazioni. Io gli auguro ovviamente di continuare così, perché è una persona per bene. L'ha incontrato da avversario? Penso di sì, però non posso. Antonio e Riccardo già si sono espressi su Pillon, parliamo di questa vigilia di Ascoli. Allora, diciamo subito che Antonio D'Angelo ha un'attività tra Pescara e Ascoli. Ti chiedo,
Come stanno vivendo i tifosi bianconeri? In fibrillazione. Scusami, andiamo da Andrea Costantini. Ci sono novità intanto sui biglietti venduti? Sì, da alcune voci che abbiamo raccolto anche attraverso dei colleghi di Ascoli, ecco, sembra che già oltre, o meglio, quasi la metà della dotazione messa a disposizione dei tifosi bianconeri ascolani, dunque circa 800 taglianti, siano stati bruciati con questo pomeriggio, perché da questo pomeriggio è aperta la prevendita, dunque 800 biglietti già venduti ad Ascoli. Poi stavamo vedendo il presidente Pulcinelli, il presidente dell'Ascoli, che è molto social, utilizza molto Instagram, proprio su Instagram ha scritto: tutti a Pescara, siamo la storia e lavoriamo per il futuro, postando anche quella foto. Ecco, se scendiamo attraverso il sito Piceno Time, noi troviamo proprio uno screen del post fatto dal presidente Pulcinelli proprio poche ore fa su Instagram. A te, Enrico. Antonio, come stanno vivendo questa settimana? La tifoseria è in fibrillazione, che so io saranno più di 1500 dalle voci che sento, e sono rimasti un pochino delusi dalla partita di domenica, perché hanno festeggiato i 120 anni di storia. C'era Mazzone, c'era tutta la vecchia una festa rovinata dal risultato, ma hanno giocato benissimo. Sì. Hanno giocato veramente bene, hanno perso per delle azioni così, per cui verranno col dente avvelenato. Fortunatamente ci manca Brosco, che l'ex Brosco, che centrale che per loro è importantissimo. Ha fatto gol l'ultima partita. Esatto, che ha fatto pure gol contro il Padova per squalifica. Fortunatamente non si dovrebbe dire, ma per noi è meglio così. Ci mancherà, secondo me, uno dei pilastri, che è Troiano, ex Entella, che è veramente bravo. E il giocatore da tenere. Tanti amici che verranno qui, tantissimi, ne vengono tantissimi anche da me, appunto, certo. Insieme deve essere una festa prima di tutto. Questo presidente Pulcinelli è entrato nel cuore dei tifosi, già gli vogliono bene, molto di più del precedente, perché è molto social, riesce a essere un pochino diretto con il pubblico. Attenzione a Ninkovic, che è fortissimo, che è un giocatore da guardare. E c'è una tradizione negativa, non molto positiva per il Pescara: da 7 anni non si vince con l'Ascoli. Gianluca, questa squadra che alterna, come diceva prima D'Angelo, anche buone prestazioni, i risultati però finora sono stati un po' altalenanti. Sì, il Pescara ha un organico superiore all'Ascoli, però di contraltare l'Ascoli è andato a vincere a Benevento. Ha vinto col Verona, ho visto la partita, è una squadra strana. Come può, tra virgolette, prendere un'imbarcata, però può diventare anche molto pericolosa, dipende dalla partita, sono un pochino umorali, però bisogna stare attenti, però il Pescara gioca in casa, se vuole continuare a stare lassù deve vincere. Certo, anche l'assenza di... Con tutto il rispetto per l'Ascoli e Vivarini, dipenderà tutto dal Pescara. Al di là di una giocata, dei giocatori che diceva lui, la giocata del momento che ci può stare, però dipende da come il Pescara... Quanto è mancato Ardemagni all'Ascoli, perché era stato un po' il colpo del mercato dei marchigiani, Antonio? Ma questo si è infortunato perché Antonio è lui. Mancato. Totò, sì, lui lo chiama Totò, no, per questo ha ragione. Totò. No, va bene. No, sicuramente è mancato, perché in effetti è un attaccante che in Serie B i suoi 7-8 gol li fa ogni anno, insomma, sicuramente è valido. Però a me quello che fa paura in particolare è l'atteggiamento della squadra. Io mi aspetto una partita, almeno da parte dell'avversario, molto simile a quella che ha fatto il Cittadella qui, anche perché... Tu pensi che si verrà a giocare la partita a viso aperto? Più o meno come se l'è giocata il Cittadella, cioè tenendo con ripartenze, coprendo gli spazi. Io apprezzo tantissimo Vivarini, a mio avviso l'anno scorso l'Empoli gli ha scippato una promozione in Serie A, perché quella squadra sarebbe andata in A anche con lui. Poi non è un caso se poi in Serie A è stato esonerato già Andrea Azzoli dopo poche partite. Quindi è un allenatore che prepara bene le partite. Credo che abbia, appunto, come citavate voi, ha fatto già diversi risultati esterni. Una squadra rognosa, difficile da affrontare, e anche la tradizione che non è campata in aria. La tradizione
impressione, le partite con l'Ascoli sono state sempre delle partite ostiche, quasi avvelenate, voglio dire, sia in casa che fuori, per cui mi aspetto una partita difficile in cui spero di vedere Pescara migliore. Ecco, prima parlavamo un po' se c'era qualcosa che ha sbagliato Pillon. Credo che forse l'unico errore che ha fatto sono stati i cambi nella seconda fase della partita contro quella squadra, magari bisognava allargare il gioco, ma è una cosa, una considerazione tra l'altro che ha fatto lui a fine partita, quindi scoprendo l'America. Mi aspetto questa partita molto 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 dura, solida, difficile da sbloccare anche secondo questa me. Sfida Ganz-Monachello, il doppio ex Riccardo. Ma guarda, non... Tu preferisci Monachello sicuramente. Beh, anche perché Ganz non l'abbiamo mai visto. Ganz a Pescara. Abbiamo fatto, penso, due volte, due mezzi tempi da quando è stato acquistato, quindi poi è stato ceduto, quindi su Ganz, valutazione di quello che abbiamo visto, zero. Ascoli ha giocato poco, sta giocando poco anche lì, e quindi probabilmente qualche motivo ci sarà. Che motivo ci sarà, Gianluca? Dopo torno da te. Ganz era una promessa dopo i 15 gol a Como in B. Sì, però quando tu non giochi mai, perdi sicurezza, perdi fiducia in te stesso, e riprenderti è molto molto difficile. Devi giocare, sei sempre sotto pressione, lui è tanto tempo che non gioca. E quindi sarà un motivo, però non è che tutti gli allenatori impazziscono. No, se non gioca ci saranno dei motivi. Qui ha avuto delle difficoltà perché aveva gli spazi completamente chiusi, soprattutto da parte anche del mister. Ad Ascoli ho visto che si è ripetuto, però non stando lì non posso giudicare. Comunque, D'Angelo, adesso arrivo, Riccardo, da te. L'Ascoli ci ha fatto un bel regalo, no? Nel prendersi Ganz lo scorso anno. Si è fatto un regalo, bella, sì, anche perché lì oramai è una meteora, non ha mai giocato. Poi con quei costi è stata brava la dirigenza pescarese, che è riuscita a sbolognarsi sto come problema. Sempre. Come sempre, ultimamente come sempre. Riccardo, scusami. No, figurati, ricordiamo che Ganz è stato l'acquisto più importante del Pescara, esatto, gestione Zeman, perché non dimentichiamo questo. Perché è importante sottolinearlo. E mi aspetto una partita molto difficile. Perché no, ti ho chiesto di Ganz e Monachello. Ganz e Monachello, ma guarda, Ganz, ti ho detto, ho visto molto poco. E Monachello credo che non partirà titolare, e quindi. E nemmeno Ganz. Infatti, mi chiedi una sfida che probabilmente non ci sarà. I grandi assenti. Però non lo sappiamo, perché Monachello potrebbe anche giocare. Sì. Però se Mancuso sta bene centrale. Doveva partire Mancuso centrale con i due esterni poi. Quindi Paolo, tu invece ti aspetti, come diceva Totò, questa partita giocata di attesa e ripartenza da parte dell'Ascoli? Io o penso, come dice Francesco, la partita la fa il Pescara, se il Pescara è in vena non ce l'è per nessuno, no? Ma guarda, io penso che la partita la faccia il Pescara poi ma secondo me il Pescara anche contro il Cittadella avrebbe voluto fare la partita, ma non c'è riuscito, magari non era nella miglior giornata. La differenza in questo caso, al di là di come andrà a finire, è la qualità dell'avversario. Mi sembra che l'Ascoli non abbia la stessa qualità, non solo del Pescara e tantomeno del Cittadella. Credo che l'Ascoli sia una delle squadre che finora, per l'andamento non sempre continuo, sia tra le squadre che finora hanno deluso un po'. Non arriva sicuramente alla sufficienza, e immagino che lo stesso Vivarini in un certo periodo di questo inizio di stagione abbia anche forse rischiato qualcosina. Io credo che la partita la farà il Pescara, e credo altrettanto che Vivarini però conosce molto bene il Pescara. Francesco, Vivarini è un allenatore che ti ha dato la gioia più grossa per quel campionato vinto sul campo. Meritava un percorso diverso da quello che ha fatto successivamente o no? Da lontano si può giudicare, come diceva Totò, che forse lo scorso anno meritava, togliere anche il forse, di continuare ancora con l'Empoli, però lì ci sono, con quel presidente, con quelli che consigliano quel presidente da tanti anni a Empoli, può capitare tutto. Muore la spalla. Eh?
mi fa male la spalla. Pure a me. Tu può capitare tutto, tutto è il contrario di tutto, ce lo dice la storia. Vivarini, quando venne a Teramo, fummo tutti quanti molto molto contenti. Poi ha fatto quello che ha fatto nel, non solo in quell'anno della promozione solo sul campo e poi rimasti in Serie C, ma anche prima e dopo. Quindi credo che per adesso sta raccogliendo quello che forse si aspettava pure lui, perché poi sai, tante volte il salto di qualità, andare magari in Serie A o in una B che ti dà garanzie per poter vincere il campionato, non dipende solo dalle tue qualità di allenatore, correggimi colonnello, ma dipende da tutta una serie di circostanze, che giudizio di conoscenze, dà Gianluca su e tutto il resto. Ma secondo me è un buonissimo allenatore, come abbiamo detto prima, meritava di restare a Empoli. E di, sono certo che l'Empoli sarebbe salito su in A anche con Vivarini. È molto intelligente, è una persona per bene e quindi penso che tenga molto a questa partita. Secondo me un problema che ha Vivarini è il problema che ha l'Ascoli, è l'attacco. Ha grosse difficoltà. Beh, secondo però, con Ardemagni già avrebbe potuto fare forse un po' avrebbe più. Sì, però secondo me attualmente male assortito. Sì, è male assortito e devono prendere, se vogliono durare nel campionato di B, devono prendere uno o due attaccanti buoni. D'Angelo, quante prenotazioni di biglietti dovuto tanti, fare? Sì, tanti verranno in una trentina di amici, per cui il sindaco, tutti ci sono diverse persone che non si può dire di no, però sarà una giornata di sport e di divertimento tra amici, prima di certo tra gli amici di Ascoli e gli amici di Pescara. Beh, no, non c'è paragone. No, beh, siamo andati l'anno scorso, ci siamo, ecco, sì, con il freddo e tutto, però siamo stati bene lo stesso. Pubblicità e poi ultima fase per vedere quali sono gli impegni del Pescara oltre la partita di Ascoli. Giocherà quasi sempre in notturna dopo questa gara di domenica alle 15. A tra poco. A novembre, da Notti d'Oro a Montesilvano, vendita promozionale su pigiami grandi firme. Pigiami e vestaglie Image, Liu Jo, Patrizia, Jaloe, Noi di Notte. Oltre 10.000 capi a prezzi da ingrosso, a partire da €19,90. E sulle idee regalo natalizie, un ulteriore sconto del 20% alla cassa. Grande vendita promozionale su pigiami e vestaglie da Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano, telefono 085 44 58 973. Ricorda, a novembre Notti d'Oro conviene. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio,
Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Ore 22:19 minuti, 10 minuti al termine della trasmissione. L'amico Francesco mi ha bloccato su una domanda che volevo fare a Riccardo Clinco, però la faccio. Clinco. È più originale. La domanda che lui vuole fare a Riccardo Clinco, perché Riccardo Clinco durante la pubblicità ha detto che la mossa del Pescara, una mossa va bene, potrebbe essere Marras Mediano. Ecco, io non aggiungo altre, ho detto lascia bene, non lo diciamo in diretta, se no ci prendono a pernacchie. Sì. Credo che possa fare il mediano, anche il mediano. Non intervenire. È molto veloce, è abbastanza cattivo, uno che recupera il pallone. Quello che per come capisco di calcio, e devo dire però che anche il colonnello qua a fianco ha detto che potrebbe, è stata un'idea tua, la mia idea la porta avanti. Oh, colonnello, visto che l'ha detto prima, però visto che l'ha detto Totò e Bagni, visto che sì, fermo, non allargare. No, ho capito, ma colonnello ha avuto una ottima carriera come giocatore, capisci di calcio, tutto quello che vuoi. Però Dorsk, pur colonnello, sbaglia. Ma se ti dà ragione, secondo me ti ha dato ragione per evitare l'idea di Clinco. Perché vuoi coinvolgere colonnello? No, perché colonnello ha detto che per dargli ragione, bravo, per accontentare Clinco ha detto una fesseria. Marras Mediano con altre idee. Ma tu te li immagini? Però glielo chiedo a Pilano. Ma voi ve li immaginate che succede se per caso Marras gioca Mediano? Bravo, Pillon fra qualche partita, fra un mese e due mesi, a primavera mette Marras Mediano, perché mancano 8 minuti. Ci dobbiamo andare. Marras Totò. Dobbiamo andare dall'Italia. Non ti chiedo il commento. Grande che mi astengo. Ecco, bravo. Ma l'hai promesso. Marras all'Oriali. Gianluca, grazie, prima hai detto fra 4-5 partite ci potrà essere una proiezione diversa. Sì. Mancano 6 partite per il Pescara. Diciamo sì. Alla fine del girone di andata giocherà quasi sempre in notturna. Tu pensi che questa squadra alla fine del girone di andata starà lì? Non diciamo dove, ma starà lì. Io all'inizio, vedendo l'organico, avevo messo il Pescara fra le prime 4-5 del campionato. Secondo me è così. Se continuano di questo passo, possono presentare veramente la rivelazione di questo campionato. Perché ogni punto il Pescara oggi l'ha meritato sul campo. Quando non ha meritato, ha perso. E quindi anche a Palermo non ha fatto tutta questa brutta figura, il passivo è pesante. Sì, però. Sì. No, però il passivo è stato pesante molte volte. Io ricordo un Napoli-Juventus, Napoli giocò benissimo, 75 minuti di possesso palla e perso 1-0 col gol di Higuain. Quindi alla fine deve vedere il risultato. Però il Pescara, quello che, per i quello che ha dimostrato. Che hai, a cosa sono legati? No, devono continuare. No, a oggi la squadra è costante. Devono continuare così e devono giocare partita dopo partita, non stare a pensare su, stare su, giù. Devono giocare con la mente libera. Se continuano a giocare in questa maniera, con il pubblico.
Da adesso fino al 30 dicembre non ci sono le condizioni a oggi, dopo quello che abbiamo visto in questi mesi, perché il Pescara possa sbandare di brutto da qui, ripeto, fino alla fine del girone di andata. Poi tutto il girone di ritorno bisognerà vedere pure che succede a gennaio, il mercato, la primavera, certo. È un campionato, comincia quasi un altro campionato, però a oggi non ci sono, proprio impensabile. Tutti sostengono... Puoi sbagliare una partita, ma poi le altre... Certo. Tutti sostengono che questa volta la sosta può essere stata utile al Pescara, il riscontro lo avremo soltanto nella partita con l'Ascoli, D'Angelo, però forse qualche giocatore aveva bisogno di tirare il fiato, sì. Secondo me la sosta è arrivata al momento giusto. Aveva bisogno qualcuno adesso di rifiatare anche magari. Tu dubbi non ne hai sul... No, io penso come il mister Colonnello. Per me la squadra è quadrata e deve andare avanti così. Deve giocare alla giornata, giocarsi le sue partite. Poi eccetto il Palermo, poi non vedo grandissime squadre. Ci sono sempre gli avversari. Palermo, certo, potrà rientrare e avere rientrare. È lì, quindi e magari potrà avere un Palermo, ad esempio, c'è già un crocevia per una Palermo. Andrea prima in regia mi stava dicendo qualcosa sulla vigilia di Verona. A Verona non c'è un clima felice, sì, no Andrea? Assolutamente no, perché gli ultras dell'Hellas Verona hanno proclamato lo sciopero e hanno invitato anche gli altri tifosi che normalmente vanno in altri settori a disertare il Bentegodi in occasione di un big match come quello contro il Palermo di venerdì. Tutto questo per contestare la gestione del presidente Setti, il mancato esonero di Fabio Grosso, lo scarso utilizzo del centravanti Pazzini, insomma, per tutto questo hanno invitato i tifosi a non andare allo stadio e loro diserteranno, faranno appunto lo sciopero del tifo. Peraltro Enrico, aggiungo che in Serie C in questo momento l'Arezzo è in vantaggio sulla Carrarese 2-1, quindi in questo momento è in vetta alla classifica. E poi quando vogliamo abbiamo un'altra notizia di mercato legata a un giocatore del Pescara. Sì. Diceva? Il Verona vince col Palermo. Perché? Perché capita. Intanto perché me lo auguro, perché Grosso è, lo conosciamo, l'ho conosciuto quando era all'inizio, quando è stato a Teramo, l'ho rincontrato tante altre volte e quindi mi auguro che vada bene. E anche perché a oggi farebbe anche comodo uno scivolone al Pescara. Quindi Gianluca Verona, detto, sono le delusioni attuali della Serie B? Sì, per l'organico che hanno assolutamente sì. Possono fare molto molto di più, perché ho visto la partita Ascoli-Verona, sembra sempre che possano fare gol, però mancano veramente della cattiveria agonistica, di quello che ti fa fare il salto di qualità. Paolo, sul Crotone, anche il Crotone era partito tra le squadre favorite, affidato ad Oddo? Guarda, si è preso una bella gatta da pelare Oddo, è evidente. Parla anche del passaggio di Koulibaly dall'Udinese al Crotone, ho letto da qualche sito di Crotone. Può essere, sicuramente Oddo conosce bene Koulibaly, Oddo doveva accettare una piazza e una chance come quella di Crotone, però effettivamente... Insomma, credo che anche lui da qui a poco dovrà cominciare a dare una sua mano concreta, perché altrimenti, per quanto possono avere pazienza a Crotone, ma con quella squadra, con quelle ambizioni, con quelle aspettative, il Crotone rischia di diventare l'ennesima delusa dopo Verona, Benevento, penso anche Perugia, adesso non lo so come siamo messi a Perugia come ambiente, e anche il Crotone. Qualcuna di queste rientra nella corsa, certo, certo, per il primo e il secondo posto, perché parliamo di squadre che hanno degli organici, con giocatori che possono risolvere qualunque la partita in qualunque momento. Però l'importante è che stiamo vivendo un anno sereno, sì, no, D'Angelo, rispetto alle ultime stagioni, un po' per tutti. Anche il tifo adesso sta incominciando un attimino a... È una bella stagione, rivedere un po' la curva piena. E adesso anche i distinti, nelle ultime due partite, insomma, si sta vedendo che... Un momento di serenità per tutti, anche perché la società, obiettivamente, cioè, non si può dire nulla, ma più di quello che stanno facendo non possono fare. Ma poi i presidenti sono sempre nel mirino della tifoseria quando non arrivano i risultati, che abbiamo sentito Verona, anche a Benevento. Il gioco del calcio. È il gioco del calcio, però...
Poi il pubblico di Pescara sa farsi, no? Sì. Rispettare quando... Essere anche caldo poi al momento giusto incomincia. Tu Gianluca sei sempre ben visto dai tifosi, sì. Beh sì, Gianluca. Ci mancherebbe Perché ci mancherebbe altro? Perché ho avuto sempre un ottimo rapporto con tutti. Penso di... Nelle tre annate ho giocato più di 100 partite con il Pescara. E... Ma non è solo quello, a parte gli scherzi, perché ci stanno, molti giocatori lasciano sul campo un buon ricordo, però poi non vengono. Invece tu sei rimasto un beniamino del pubblico di Pescara, anche per la tua umiltà, per il tuo attaccamento. Assolutamente. E per la riconoscenza che hai avuto verso questa città, no? Assolutamente, io da piccolo ero tifoso del Pescara e ho avuto la fortuna di giocare con il Pescara. Mi è dispiaciuto tantissimo non aver vinto il campionato di A nel 96 con Delio Rossi, perché secondo me eravamo la squadra che giocava meglio. È la squadra che tiene ancora il ritmo punti partite più alto, perché quel campionato è stato strepitoso. Facemmo due partite in casa contro il Lecce che andò in A 3-0 e Salernitana 3-0 giocando in scioltezza. Vinciamo partite tipo, mi ricordo, con la Lucchese 4-1 in notturna, giocavamo in maniera sincronizzata, dove c'erano pure dei bei giocatori, però mancava, abbiamo avuto una lieve flessione tra, penso, dicembre e gennaio, quelle sei partite. Però si parlava di un arrivo dell'attaccante Hubner, se la società avesse investito, perché anche la panchina, noi avevamo Renato Greco, se vi ricordate, fece 7 gol e diversi assist, però non poteva tenere fino alla fine perché era un campionato molto molto duro. Con un attaccante vero alla Hubner, secondo me saremmo arrivate tra o primo o secondo in classifica. Possiamo dire anche un attaccante alla Mancuso? Anche sì, un attaccante che faceva gol, perché noi creavamo moltissimo in quell'annata con Giampaolo, penso segnò 16 gol. Perché Greco giocava quasi tutta la partita, spalla la porta. Sì, spalla la porta. Senti Gianluca, prossima panchina puoi scegliere, hai avuto già delle richieste, ti interessa sempre il progetto. Ma non è il progetto, io ho avuto quattro richieste da squadre di B greca. Però non ho accettato, con due non sono nemmeno andato a parlare perché non pagano, e quindi là la realtà è questa, ci sono delle difficoltà sotto questo punto di vista. Poi era quasi fatta con l'Apollon Smirne, che è una squadra di A della Superliga greca, sì. Ho fatto tutto e il giorno della firma il presidente mi ha cambiato le carte in tavola. Poi ha preso Ismael Valeri, ex difensore centrale del Bayern Monaco, e dopo la prima partita, sconfitta per 2-0, mandato via sia l'allenatore che il direttore sportivo, e ne ha cambiate 4 con 8 partite, quindi ci vuole un pochino di fortuna. C'ho una situazione molto positiva, però bisogna avere pazienza, perché le cose belle arrivano con il tempo, al momento giusto. Arriveranno. Quindi bisogna essere tenaci. Arriveranno e te lo meriti. Grazie Gianluca, grazie per essere stato qui con noi. Paolo ha avuto tanta pazienza. Gianluca, sì, però Gianluca è stato tutto è stato anche un po' sfortunato, oltre a tutto il resto. Le tue trasmissioni come stanno andando, Paolo? Bene, perché noi ci occupiamo anche di calcio ogni tanto, però lo facciamo in maniera un po' più disincantata, con ospiti che a volte proprio non c'entrano neanche con il calcio, proprio per far parlare di calcio. Quindi anche chi lo guarda dall'esterno. Clinco sarebbe perfetto. Ne parliamo dopo, Riccardo. Grazie comunque. Grazie a te Paolo. Riccardo, sai che scherziamo sempre con te, perché ci dai la possibilità di farlo, anche perché... Un tipo brillante. Brillante, no? Grazie ad Antonio D'Angelo. Grazie a voi. Ci vedremo nel giro di ritorno per fare il consuntivo. E speriamo che sia un anno bello per tutti. Grazie a Antonio D'Angelo, a Totò De Leonardi, ancora Gianluca Colonnella, Riccardo Clinco, Paolo Sinibaldi e Francesco Di Francesco.
Andrea Costantini, abbiamo da aggiungere sì qualcosa? Mi 30 secondi, Enrico, perché c'è una dichiarazione interessante di Oscar Damiani, che tra le altre cose è agente di Andrew Gravion, è interpretato da RMC Sport. Gli è stato chiesto di un interessamento del Napoli circa appunto Gravion, e dice: è prematuro dirlo, sono stato agente di Turan per tanti anni, l'ho portato in Italia per il Barcellona, sono due calciatori diversi, quindi c'è anche questo parallelismo che viene fatto con il campione del mondo con la nazionale francese nel 98. Liliano è un campione inarrivabile, mentre Gravion deve crescere, sta facendo bene a Pescara. Non dimentichiamo che l'Inter ha la possibilità di riprenderlo, il calciatore è del Pescara, ma l'Inter è una sorta di recompra. Se il ragazzo dovesse diventare di grande livello, i nerazzurri potrebbero puntarci. Vedo difficile che il Napoli possa prendere Gravion, eccetera eccetera. Ci penserà Marotta, che è passato all'Inter. Sei contento, Riccardo? Sì. Grazie a Maurizio Daqui, grazie a Andrea Costantini. Ciao. Maurizio Daqui, grazie in regia, grazie a Loris Bennato, la GT Fotovideo alle telecamere, a Stefano Recanati. Ci rivedremo come sempre lunedì prossimo alle 21. Grazie per averci scelto.